Unire l'utilizzo innovativo della tecnologia con l'arte della scrittura, mettendo al centro le sensibilità degli studenti, è stata ideata per questi obiettivi la prima edizione del concorso letterario Macchine da scrivere, il progetto dell'Istituto Tecnico Guglielmo Marconi di Campobasso e che questa mattina ha visto la cerimonia di chiusura e le premiazioni ai vincitori, un momento di crescita e di confronto accolto con soddisfazione dai docenti. È un nome, una formula che vuole proprio coniugare le macchine, quindi l'idea della modernità, con qualcosa di tradizionale che è la scrittura. Quindi lo scopo qual è stato? Quello di fondere questi due canali. Da un lato la modernità, quindi raccontare la modernità attraverso una scrittura che utilizzi lei stessa sia la tradizione, sia i linguaggi nuovi, quello digitale per esempio, quindi audio, video, ma anche i fumetti, oltre che i classici racconti o poesie. Quattro le sezioni proposte agli studenti che potevano scegliere tra racconti, poesie, prodotti multimediali o fumetti, tre i vincitori per ogni sezione, i quali hanno ricevuto un buono per acquistare libri di ogni genere e materiale didattico. Alta anche la partecipazione, un risultato che ha piacevolmente sorpreso i docenti che sono già al lavoro per la nuova edizione. Come si sta sviluppando nei più giovani di questa nuova generazione la curiosità verso magari la scrittura? Le dico la verità, noi ci siamo stupiti insomma, del richiamo, della grande partecipazione dei ragazzi, perché c'è un po', ahimè, il pregiudizio, no? La scrittura poco praticata, poco amata, così come la lettura. Invece abbiamo scoperto una bella fetta di ragazzi che amano leggere, amano anche scrivere e si cimentano anche scrivendo poesie, per esempio. Quindi un'ottima risposta. Sia per la sezione narrativa e poesia, sia per la sezione digitale. Il digitale va alla grande, no? Perché comunque il canale preferito dai ragazzi di oggi è quello, video, audio, eccetera.